Ma è vero che per bruciare grassi bisogna allenarsi almeno 30 minuti? Spesso si tende a pensare che più un allenamento è lungo e maggiori saranno i risultati che potrai ottenere. E questo è valido anche quando si parla di dimagrimento. Si sente spesso dire devi fare almeno 30, 40, mi è capitato di sentire anche 60 minuti di lavoro aerobico prima di iniziare a bruciare i grassi. Beh, non è assolutamente così. Tu inizi a bruciare grassi, anzi, il tuo organismo inizia a utilizzare i grassi come fonte di energia per il lavoro che stai svolgendo. Fin da subito, fin dopo pochi minuti. È ovvio che più l'allenamento sarà protratto nel tempo e maggiore sarà la quantità di grasso che andrai a consumare. Ma quello che fa principalmente la differenza in termini di dimagrimento è l'intensità con la quale ti alleni. Quindi ricordati sempre di lavorare con un range di frequenza cardiaca compreso tra il 60 e il 70% e di inserire anche dei lavori di media ed alta intensità, cioè tra il 70 e l'80% della tua frequenza cardiaca massima, in modo da stimolare al massimo il tuo metabolismo a consumare grassi durante i tuoi allenamenti.